Dal Vangelo di Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Sorelle e fratelli carissimi, oggi, festa dell'Assunzione di Maria Santissima al cielo, la buona novella vi raggiunge dal santuario dedicato appunto all'Assunta dalla cittadina di Castelfrentano. In questa chiesa oggi, ma da secoli, molte persone, molti uomini e donne, molti credenti vengono per esprimere la loro devozione a Maria Santissima e perché lei possa intercedere presso Dio affinché il Signore accolga le loro preghiere. In piena estate abbiamo 2 problemi che ci vengono presentati costantemente dalla stampa, dalla televisione, dai social: la cosiddetta prova costume e un ritornello che tutti conosciamo: sapore di sale, sapore di mare. Che cosa voglio dire? È che in estate ci viene chiesto di tornare in forma se non lo eravamo, di dare importanza, attenzione al nostro corpo. La nostra società, basata sul vedere, basata sull'apparenza, non può trascurare assolutamente il corpo, per cui bisogna prepararsi alla prova costume. Ed ecco allora delle diete miracolose che ci vengono proposte, oppure degli esercizi ginnici che in poco tempo ci possono aiutare, o anche ci viene presentato una serie di abbigliamenti che possono nascondere eventualmente qualche imperfezione per farci sembrare, se proprio non lo siamo, in forma. E poi sapore di sale, sapore di mare ci ricorda che abbiamo bisogno, almeno per qualche giorno ogni anno, di qualcosa che dia un sapore nuovo alla nostra vita. La quotidianità, il lavoro di ogni giorno, gli impegni, la scuola, il fare sempre la stessa strada, lo scendere e salire le scale di una metropolitana, lo scendere e salire le scale di una scuola piuttosto che di un ufficio, il percorrere sempre gli stessi tragitti, a volte ha bisogno di essere interrotto, di essere spezzato, ha appunto bisogno di un sapore diverso
che quella famosissima canzone evocava attraverso il sale e attraverso il mare. Ma lo stesso effetto lo cerchiamo all'aria fresca della montagna o da qualunque altra parte ci piace o ci è piaciuto trascorrere un po' di giorni di vacanza. Sacrosanti questi giorni di vacanza, sacrosanto il desiderio di un sapore diverso per le nostre giornate. Però qual è la realtà di questi giorni di vacanza? Qual è la realtà di questo sapore diverso che noi vogliamo dare ai nostri giorni, che è sempre un sapore di terra, che non può riempire totalmente i bisogni, la fame e la sete della nostra mente e del nostro cuore? Possiamo arricchirci culturalmente, possiamo arricchirci anche spiritualmente, visitando chiese e luoghi come i monasteri o gli eremi, ma non ci è sufficiente tutto questo. Abbiamo bisogno di qualcosa in più. E allora la festa della Madonna Assunta ci dice di che cosa abbiamo veramente bisogno, a che cosa ci dobbiamo realmente preparare. E qual è il sapore bello, buono, che non andrà mai via, che dobbiamo dare alle nostre giornate. Anche la festa dell'Assunta ci richiama infatti all'importanza del corpo, ma non alla preparazione del corpo per una estate, per una spiaggia sulla quale prendere il sole o per un mare nel quale fare il bagno o per un sentiero sul quale incamminarci per raggiungere una vetta. Ci ricorda la festa dell'Assunta l'importanza del corpo, così grande che esso è chiamato a raggiungere la sua gloria definitiva in cielo, nel paradiso, per tutta l'eternità, non per un momento. E questo è bellissimo, perché ci ricorda che il Signore ha a cuore tutta la nostra persona, non soltanto la nostra anima, ma la nostra mente, il nostro cuore, la nostra anima e anche il nostro corpo. Tutto di noi stessi è destinato alla gloria e Maria Santissima ci ha preceduto in questo percorso che anch'io e anche voi siamo chiamati a fare. Ovviamente, perché questo avvenga, anche noi dobbiamo mantenerci in forma, anche noi dobbiamo seguire una dieta giusta, dobbiamo fare gli esercizi necessari e quindi non ci sarà bisogno di coprire eventuali imperfezioni, perché esse spariranno. E ciò che dobbiamo seguire ce lo indica proprio la liturgia che oggi ci viene presentata dalla Chiesa. Noi, come al solito, ci concentreremo un po' di più sul Vangelo, ma anche la prima lettura dal libro dell'Apocalisse e la seconda lettura di San Paolo ci sono di aiuto. Tutta la liturgia della parola, quindi, che noi oggi ascoltiamo, ci ricorda che il vero sapore di cui abbiamo bisogno per rendere diverse le nostre giornate in modo stabile e definitivo è un sapore di cielo, perché noi non siamo fatti soltanto per la terra, non siamo fatti soltanto per riposarci un po' dopo aver tanto lavorato, noi siamo fatti per il cielo, noi siamo fatti per il Signore e siamo sempre nell'inquietudine, come ci ricordava Sant'Agostino, finché non arriviamo al Signore. Questa realtà che noi viviamo è sempre contrastata. Da una parte vorremmo essere risplendenti di luce, come la donna di cui parla il libro dell'Apocalisse, ma dall'altra parte, di fronte a noi, c'è sempre l'enorme drago rosso che attenta alla nostra vita, come sempre il libro dell'Apocalisse ci ricorda. Cioè, dentro il nostro cuore c'è il desiderio del bene, c'è il desiderio del bello, c'è il desiderio del vero, c'è il desiderio di Dio. Ma questo desiderio è contrastato da quelle che San Paolo chiama le opere della carne, dal nostro egoismo, dal nostro orgoglio, dalla nostra superbia, che ci invitano ad assumere una logica che è quella del divorare e del divorarci.
come quell'enorme drago rosso che voleva divorare il bambino che la donna avrebbe partorito. Ma questo desiderio del drago non vedrà la sua realizzazione. Il Signore difenderà la donna e difenderà il bambino. Anche noi possiamo lottare con il nostro drago, con il drago che è all'opera all'interno della Chiesa, con il drago che è all'opera all'interno dell'umanità, e con l'aiuto del Signore anche noi possiamo vincere. Possiamo eliminare tutto ciò che ostacola la bellezza, la bontà, la verità della nostra esistenza, e possiamo far crescere queste realtà proprio seguendo Maria. Potremo superare l'enorme drago rosso accettando la logica del dono, la logica della gratuità, la logica del donare e del donarci, proprio come ha fatto Maria Santissima. E allora, se ci incamminiamo su questa strada, il traguardo di questa strada sarà il cielo. Riusciremo a superare anche l'ultimo nemico, anche l'ultima cosa che questo drago rosso scaglia contro di noi, e cioè la barriera della morte. La vita e la morte si scontrano in un prodigioso duello, ci viene ricordato il giorno di Pasqua, ma la vita sconfigge la morte e la sconfigge per sempre. Maria, dopo Gesù, ha superato la barriera della morte, che per loro è stata una Pasqua, un passaggio, e così sarà anche per noi. Ma più concretamente, più quotidianamente, è il Vangelo che ci suggerisce la strategia giusta, le cose che giorno per giorno siamo chiamati a fare. E prima di tutto, ciò che siamo chiamati a fare è abbandonarci al Signore, affidarci a Lui. La prima beatitudine che risuona nel Vangelo di Luca è quella che Elisabetta rivolge a Maria Santissima: beata te che hai creduto, beata te che ti sei fidata, beata te che ti sei affidata. A me e a voi oggi Maria Santissima ci dice di fare la stessa cosa che ha fatto lei: affidarci al Signore, fidarci di Lui, accogliere la Sua volontà, dicendo anche noi come lei: eccomi, sono il servo, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la Tua parola. E poi, dopo l'accoglienza del progetto di Dio su di noi, concretamente realizzarlo andando verso gli altri. Qualche domenica fa abbiamo ascoltato di quell'agricoltore straricco che aveva un sacco di beni e di ricchezze, ma che era solo, che non aveva nessuno intorno a sé, nessun volto da guardare, nessuna persona con cui relazionarsi. Oggi Maria ci dice che è importantissima la relazione, è importantissimo andare verso gli altri. Essa infatti nel Vangelo non ci viene presentata mai da sola, se non nel momento dell'Annunciazione, poi sempre insieme a qualcuno, sempre in viaggio verso qualcuno. Oggi l'abbiamo vista in viaggio verso sua cugina Elisabetta, e in un viaggio che ha cominciato in fretta, perché l'amore non può aspettare, perché il servizio non può aspettare. Quindi, dopo l'accoglienza del progetto di Dio, ecco il secondo suggerimento: vivere relazioni belle, positive con le persone, rapportarci con le persone, cercare e offrire i volti con cui guardarsi negli occhi e camminare insieme nella stessa strada, nella stessa direzione verso il Signore, per manifestare l'amore e per manifestare il servizio. In questo modo, con Maria, potremo cantare, potremo gridare il nostro Magnificat, potremo renderci conto di tutto ciò che Dio fa per noi nella nostra vita, di tutto ciò che Dio fa per la vita della Chiesa, per la vita dell'umanità, per la vita dell'intera società. È questa la cosa importante del cristianesimo, non tanto ciò che noi facciamo o pensiamo di fare per Dio,
quanto il riconoscimento di ciò che Dio fa per noi. Per ben 10 volte Maria nel Magnificat dice: Dio ha fatto, Dio ha detto, Dio ha compiuto. Permettiamo al Signore di realizzare il suo progetto anche nella nostra vita. E mi permetto di darvi un piccolissimo suggerimento: con la penna su un foglio o con le dita sulla tastiera del nostro computer o del nostro smartphone, scriviamo anche noi il nostro Magnificat. Scriviamo anche noi alcune righe per riconoscere ciò che il Signore sta facendo nella nostra esistenza, e in questo modo, con Maria, anche noi lo magnificheremo, lo renderemo grande, e in questo modo, con Maria, come Maria, possiamo percorrere la stessa strada per entrare anche noi, quando il Signore vorrà, nella sua gloria.